Bastavano soli due set alla Sir Colussi Sicoma Perugia per accedere alla fase dei playoff a 6 della massima competizione per club a livello europeo, dopo la vittoria per 3-0 la settimana scorsa in trasferta sul campo dell'Halkbank Ankara. I ragazzi di coach Lorenzo Bernardi hanno onorato l'impegno vincendo per 3-0 sulla formazione guidata dal tanto amato ex allenatore bianconero Boban Kovac. I parziali 25-23, 25-23, 25-13. Sì, abbiamo vinto, adesso andiamo avanti, giochiamo contro Novosibirsk. Sicuramente ci aspetta una partita durissima. Era molto importante rimanere concentrati dopo la sconfitta contro Ravenna, perché abbiamo giocato malissimo e dobbiamo lavorare. Abbiamo altri 4 giorni, sicuramente la partita più importante della stagione arriverà domenica e dobbiamo rimanere tranquilli e ancora più concentrati di stasera. Ecco, questa sera cosa ha fatto la differenza? Insomma, un'altra vittoria per 3-0. Sì, penso che c'è un po' di differenza fra il nostro gioco e il gioco di Halkbank. Stasera abbiamo dimostrato un'altra volta che il campionato come italiano, quando ci sono tante partite durissime, ti porta a vincere 25-23 quando c'è piccola differenza, quello un punto facciamo sempre noi. Allora, niente, come ho detto, andiamo avanti, spero che domenica il palazzetto sarà pieno, perché veramente sarà una partita importantissima. Ravenna sta giocando benissimo e pensiamo solo a quello, subito. Tra l'altro questa sera per te, te l'avevo chiesto anche l'anno scorso, l'emozione di ritrovare Boban e altri ex compagni. Io a Boban, a Nema e a Veli voglio veramente tanto tanto bene, perché sono bravissime persone, bravissimi giocatori, e Boban come allenatore sta facendo i miracoli. E niente, un grande in bocca al lupo per loro e spero che vincano il campionato turco. Non riuscivamo a venire da lei questa sera, è sempre un piacere tornare al Palo Evangelisti circondato da tifosi e da tante persone che le vogliono bene. Ma sicuramente, diciamo, una emozione enorme, grazie di cuore, perché significa che abbiamo fatto anche qualcosa. Non ha lasciato qualcosa. Non come quest'anno, ma abbiamo cercato di fare il nostro meglio e il pubblico, tifosi hanno riconosciuto. Per questo complimenti a Perugia, secondo me una squadra forse più forte in questo momento. Vi auguro un grosso bocca al lupo, perché secondo me può andare fino alla fine tutte le competizioni. Lei l'anno scorso aveva detto proprio ai nostri microfoni che seguiva comunque la Sir, vedeva le partite. Quest'anno come trova questa squadra, ulteriormente rafforzata? Veramente mentalmente molto forte, hanno aggiunto pezzi, diciamo, di alta classe e giocano con scioltezza anche nei momenti difficili. Sempre qualcuno di loro tira fuori una, come dice, bacchetta magica e risolvono problemi. Per questo penso che hanno una squadra fortissima. Noi abbiamo stasera provato, questo, diciamo, mi dà la fiducia per i nostri prossimi impegni, come il semifinale del campionato turco. Infatti, al di là della Champions League, Halkbank Ankara comunque sta andando molto bene in campionato, sta andando forte. Ma come dico, durante il Champions League abbiamo avuto qualche infortunio di troppo e purtroppo non siamo riusciti di esprimere il nostro miglior gioco. Per questo alla fine abbiamo pagato e abbiamo come avversario avuto migliore di classe. Per questo in campionato turco stiamo andando bene. Abbiamo vinto prima semifinali, abbiamo vinto anche la Coppa Turchia, per questo sono fiducioso, perché una prestazione come questa di stasera senza primo palleggiatore sicuramente che diciamo, può darci un po' più fiducia nei nostri mezzi. Grazie, e ce l'ha ancora la maglietta dei Sirmaniaci che gli hanno regalato l'anno scorso? Come no, sempre, grazie a voi. Ciao. Ma è il momento di tornare subito a pensare ai playoff scudetto, perché domenica prossima, proprio qui al Palo Evangelisti di Perugia, si gioca gara 3 contro la Bunge Ravenna. Una gara da dentro fuori si può solo vincere, in palio c'è l'accesso alle semifinali scudetto. Sì, dobbiamo comunque giocare un po' meglio dell'altra volta, sicuramente
Non dobbiamo perdere fiducia, perché comunque abbiamo perso una partita dove abbiamo giocato di alti e bassi, però abbiamo giocato molto bene, quindi non dobbiamo fare stragi né storie, se no pensare che dobbiamo fare il nostro gioco e domenica c'è un'altra partita da giocare. Innanzitutto dobbiamo giocare con una grande tranquillità, che non vuol dire aspettare. La tranquillità è quel qualche cosa che hanno le squadre che hanno una grande consapevolezza dei propri mezzi. Noi questi mezzi li abbiamo già dimostrati di avere e quindi dobbiamo sempre ricordarci quello che siamo riusciti a fare, che fino ad oggi è una stagione straordinaria, e dobbiamo cercare di renderla, se è possibile, ancora più bella. E prima di tutto bisogna giocare in questo modo qua. Poi dopo dobbiamo avere la consapevolezza che giochiamo contro una squadra che ha degli elementi che possono giocare molto bene, che hanno dei fondamentali dove sicuramente riusciranno a metterci anche in difficoltà, ma il nostro grande vantaggio sarà se noi saremo pronti ad affrontare quei momenti lì, e quindi sarà come noi ci prepariamo ad affrontare Ravenna domenica.